Ieri sera nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino a Salerno è stato presentato il libro di Maurizio Pintore dal titolo Tutto qui. A svolgere i saluti Maria Rosaria Vitiello, consigliere politico del Presidente. Si sono poi susseguiti gli interventi dei giornalisti José Elia e Paolo Romano, del saggista Alberto Mirabella, dell'editor Antonietta Piscione. La voce narrante sarà quella dell'attrice Brunella Caputo, mentre moderato la serata il conduttore televisivo Enzo Landolfi. Sono flash, io definisco, emozionali, in chiavi diverse. Ci sono momenti di vita seriosa che fanno pensare, momenti di vita che fanno puramente ridere. E poi ci sono personaggi che hanno colpito la mia sensibilità per qualche loro unicità. La memoria, ovviamente, la memoria è qualcosa che è la nostra consapevolezza, la stiamo perdendo. Poi, per andare sul pratico, un neofita che si avvicina per gioco, ma con passione, alla scrittura comincia così. E ho cominciato nel modo più umile possibile, usando l'archivio della mia memoria per mettere su carta questi elementi e per rifletterci un pochettino sopra. E soprattutto anche per fare memoria, molti di questi personaggi non ci sono più, la Salerno che racconti non c'è più. Ci sono belle persone, persone che hanno lasciato un segno, pur nella loro semplicità, perché poi mi sono rivolto a persone indipendentemente dal loro ruolo, dalla loro professione, da potevano essere conti o persone anonime come noi, ma avevano qualcosa di particolare. Io penso che la nostra vita è costellata di queste persone che ci hanno lasciato memoria, che poi tutto sommato il loro ricordo ci fa riflettere e ci aiuta, come dire, non dico a essere felici, a vivere meno peggio, ad andare bene avanti. Osservare il passato attraverso la scrittura, che significato ha? Ma la scrittura è un mezzo, voi immaginate, me lo chiedevo, la scrittura è stato il mezzo di chi sapeva scrivere, no? Degli scrittori veri. Per noi dilettanti, immaginiamo, può essere la stessa cosa. La scrittura è un modo innanzitutto per, dicevo, un autore per fare anima. Nel momento in cui ti siedi, anche se hai scritto un rigo, se è stato un'ora, hai fatto anima, che vuol dire? Vuol dire tanto. Vuol dire ritrovare se stessi, vuol dire riflettere, vuol dire fare il punto della situazione, vuol dire trovare quella emotività che poi è energia, e quindi è una cosa molto importante. Tra i ritratti, è il caso di dire, quello degli artisti ce n'è uno tra i più recenti di Sergio Vecchio che ricordi con grande affetto e in punta di penna. Lo ricordo perché Sergio era un amico vero, una persona particolare. Sergio colpì la mia sensibilità, ho cercato di descriverlo nel racconto fin dal primo momento, da quando ci siamo incontrati. Poi abbiamo trascorso bei momenti insieme e Sergio, come dire, non potrei descriverlo in due parole. Era un personaggio, era un artista ovviamente, ma non era solo un artista, era un amico, era un personaggio, è una persona che ha lasciato il segno, non solo nell'arte, anche nel nostro cuore.